Sì, amore, adesso arrivano, vedrai che faranno subito. Ho capito, amore. Ok, e vieni a dare una mano? Ok. Ciao a tutti, macchiette e macchiettine, e benvenuti in questo nuovo folle vlog! No, questo non è un folle vlog, ma è un folle video, amici. Sapete perché? Sono sola soletta perché Chiara e Diego sono sul divano che sembrerebbe che si stiano rilassando. Vedrai come batterò Diego. Diego, c'è una sfida per te! Eccomi Chiara, scusa, ero in bagno. Allora, facciamo una sfida. Vediamo chi vincerà. A me piacciono le sfide. E allora cosa aspetti? Iniziamo, sei pronto? Sì, pronto. Ma mamma Giulia ha deciso di fare una super sorpresa. Intanto Rocky è qua dietro che ne sta combinando un'altra delle sue. Ma io ho intenzione di fare una super sorpresa a Chiara e Diego organizzandogli un super pigiama party questa sera fuori all'aperto. Quindi ora andremo a prendere due tende di quelle che abbiamo fatto l'ultimo pigiama party. Se qualcuno di voi non si ricordasse dell'ultimo pigiama party che abbiamo fatto, guardate. Destra e sinistra mi gira la testa. E sempre, sempre la sua. Diego ha vinto, quindi Diego anche tu ti sei meritato il nostro libro, ma noi ce l'abbiamo già a casa, quindi non te lo posso dare. Ebbene sì, avevamo fatto un pigiama party al chiuso con tutti i nostri amici. Invece, oggi ho deciso di fare un super pigiama party, solo Chiara e Diego, io e papà Antonio, ma bensì non al chiuso, ma all'aperto. Guardate, non c'è assolutamente nessuno e io ovviamente ho intenzione di mettere qua due tende dove Chiara e Diego dovranno passare tutta quanta la notte. Quindi che dire, andiamo ad organizzarci e sono troppo emozionata e soprattutto non vedo l'ora che loro vedano il risultato finale di questa sorpresa. Scusate il vento che oggi purtroppo non ci accompagna, ma bensì andiamo a fare questa super sorpresa e a organizzarla nei minimi dettagli, sperando che non mi becchino. Ecco, sembrerebbe che nessuno mi stia beccando. Vabbè, c'è papà Antonio, vabbè. Anto, devo dirti una cosa. Papà Antonio! Oh, dimmi. Eccoti qua. Allora, ho bisogno assolutissimamente che tu non dica nulla. Sto organizzando una super sorpresa a Chiara e Diego. Perfetto, mi piace come idea. Ebbene sì, allora, la super sorpresa che sto organizzando è un pigiama party questa notte all'aperto fuori, perché domani ovviamente non vanno a scuola, quindi... Mi piace. Okay. Bravissimo. Però tu... Ok, acqua in bocca, perché se mi beccano Chiara e Diego ho finito la sorpresa, ok? Va bene. Mi dai una mano? Andiamo. Ok, macchiette e macchiettine, ora posso finalmente andare in casa e dire a chi... Ok, allora, sembrerebbe che queste... Sì, allora, una tenda e due tende. Sì, perché facciamo la sorpresa solo Chiara e Diego, quindi una tenda per uno. Andiamo. Trovare i gancetti dove abbiamo messi. Eccoli! L'avevo visti. Presi. Ok. Ok. Io ho trovato questi. Oh, meno male. Tu hai trovato le tende? Sì, quindi che dire? Andiamo. Andiamo. Ok, papà Antonio, dammi una mano. Okay. Bravissimo! Sì. Allora, sei pronto per questa nuova super sorpresa, certo. Chiara e Diego? Sempre. Però, mi raccomando, quando non si tratta di Chiara e Diego, io sono felice. Ok, ma li lasceremo da soli questa notte fuori? Vabbè, ci sarà Rocky che controllerà il territorio. Ok, dai, montiamo, montiamo, montiamo. Andiamo. Ok, papà Antonio, alla fine ci mettiamo qua? Sì.
Anche se però io pensavo che forse là sarebbe stato meglio. No, qua è meglio. Sei sicuro? Sì, qua è meglio. Invece a me mi sarebbe più piaciuto là, perché così li vedevamo bene, soprattutto questa notte, che quando apriamo le persiane, si vede subito. Andiamo là. Bravissimo. Alla fine chissà chi è che c'ha sempre ragione, Rocky. Vabbè, comunque, intanto Papà Antonio monterà in sordina, cioè quindi in super silenzio, queste due tende. Allora, nel mentre che tu le monti, quasi quasi io andrei giù di sotto a cercare cuscine e coperte da mettere lì dentro. Che dici? Va bene, io okay. Intanto cercherò di montarla. Vabbè, anzi, facciamo così, dato che ti vedo già in difficoltà, aspetta un attimo. Dovrei riuscire. Speriamo. Macchietti, macchiettine, finalmente sono arrivati in tutte le edicole d'Italia i nostri clip phone. Li potrete trovare in tutte le colorazioni e, che dire, in tutte le fantasie. Intanto io vedo quale scegliere. Nel mentre, cosa aspetti? Anche tu vuoi acquistare i nostri clip phone? Facci sapere qual è il tuo preferito e... Dimenticavo, a breve tu acquistane uno, perché ci sarà una super sorpresa per te o anche per tua mamma, tuo papà, tuo fratello o tuo cugino o tuo amico. Io nel mentre vi vado a scegliere quello preferito. Anzi, mi sa che sono tutti i miei preferiti. Vabbè, ciao! Ok amici, mamma Giulia ha finito di montare. Sempre più veloce di me sei, eh? Chissà come mai mamma Giulia è sempre più veloce di papà Antonio. Vabbè, nel mentre mamma Giulia ora ha terminato di montare la tenda. Adesso vado, anzi voi venite insieme a me, perché andiamo alla ricerca dei cuscini, delle coperte, comunque di tutto l'occorrente che Chiara e Diego avranno bisogno questa sera senza, in pratica, mamma e papà. Quindi andiamo, anzi venite con me. Scusa. Va bene così? Sono perfette, benissimo. Tutte così vanno bene? Perfette, vanno benissimo. Quindi, che dire? Andiamo! Bimbi! Che fate? Stiamo giocando alla Nintendo! Ok! Io faccio una cosa e poi... vado fuori, ok? Che fai? No, niente, una cosa così... nulla. Ok. Se mi beccano sono guai. Allora. Prendiamo che coperta, che lenzuola... Non lo so, vabbè, io direi quasi quasi di prendere due cuscini, ok, e ci mettiamo due fodere belle colorate, una, ok, e l'altra, ok. Uffa, mamma Giulia non ha proprio occhio, questo posto è scomodo e... non va bene per i bambini. Mi metterò là, dove dicevo io prima. Ok, qua è più bello, più riparato. C'è questa pianta favolosa che almeno tiene un pochettino le tende così non volano. Una la metterò qua e una la metterò... vabbè, qua attaccata all'altra. Perfetto, vedi? Ah, così sì che è meglio. Ecco. Immaginavo, chissà come mai papà Antonio ha deciso di spostare. Sì, tutto. L'ho spostato perché c'era troppo vento e cercavamo, cioè c'era troppa aria e quindi vabbè. Diego, mi sono stancata, che ne dici se andiamo a vedere cosa fa la mamma? La spiamo? No, lasciamo stare. No, non se ne parla. Cosa mi chiede consiglio allora questa qua? Va. Ok, mi viene a dare una mano? Dammi. Okay. Oh, era ora! Dai su, un cuscino per uno, una coperta per uno. Metti bene. Bravissimo papà Antonio! Ok,
una coperta a destra, una coperta a sinistra. Ok, bravissimo, ottimo lavoro. Batti 5. Chissà come saranno contenti. Tantissimo. Mamma e papà stanno facendo una sorpresa per lei. Andiamo? Sì. Andiamo. Ok, macchiette e macchiettine, ora posso finalmente andare in casa e dire a chi... Chiara, Diego, che succede? Mamma, mamma, Chiara, che succede? Ai, mamma. Che cosa è successo, mamma? Chiara? Occhia, mamma, amore. Come ti sei incastrato il piede? Ma figurati, guarda che non è incastrato, amore. L'altro! Chiara. Ai, mamma. Oh. Dov'è, papà? Anto! Arrivo! Papà! Stacca questa telecamera, stacca. Una ciabatta lì sotto, mamma. Ho da prendere. Ah, perché hai usato queste ciabatte? Ti sei messa a correre di fuori con queste ciabatte che sono lisce, vero? Ma guarda. Allora, fai una cosa. Fammi un po' vedere se riusciamo a levarle. Mamma, per favore. Scusami, proviamo. Allora, Chiara, ascoltami. Sì, sì, l'ho preso, arrivo. Intanto per cortesia stacca sta telecamera. Va bene, arrivo. Allora, Chiara. Ma Chiara, ma cosa hai combinato, Chiara? Ma sempre male ti fai. Allora, ascoltami un attimo. Come ha fatto a scivolare? Perché aveva le ciabatte che dovrebbe tenerle in casa e lei si è messa a correre, ok? Allora, Chiara, ascoltami un attimo. Guarda che dobbiamo chiamare i pompieri se non riusciamo a togliere il piede. E non, già non ti agitare, ok? Aspetta, prova a girarlo. Prova a girarlo, Chiara. Ah! Il piede. Piano, piano, piano. Gira il piede piano. Chiara, per forza, così dobbiamo. Prova a uscire piano piano. Basta, mamma. Prova a mettere le dita dritte. Eh? Prova a mettere le dita dritte. Lì? Dita dei piedi dritti. Tira no, fuori. Prova a girare, prova tira a girare. Fuori. No! I pompieri di chiamare. Ok, allora, macchiette, purtroppo è già quasi un'oretta che siamo praticamente così, non un'ora ma quasi. Abbiamo chiamato i pompieri. Papà Antonio è andato fuori per fargli segno ai pompieri, sperando che riescano a entrare. Voglio fare così. Dimmi. Dimmi un attimo, ti fa male? Allora, mamma. Ho capito, immaginavo. Prima è stata super forte, non ha pianto e ora sta crollando. Allora, Chiara, ascoltami un attimo. Tanto al piede non succederà nulla, ma che vada è solo un pochino gonfio. Comunque, chissà come mai, è lo stesso piede che ti sei fatta male l'altro giorno quando Diego ti ha scritto. Io guarda che sono stanca di continuarvelo a dire. Ecco, volete vedere che qualcuno... Ecco, Chiara, Diego! Mamma, mi togli i piedi. Sì, amore, tranquilla, rilassati, rilassati. Dai, mamma, mi togli i piedi. Sì, amore, puoi stare tranquilla? Ti sento agitata, stai tranquilla, amore. Tranquilla, cucciola. Ok? Mamma, mi togli i piedi. Sì, amore, adesso arrivano, vedrai che faranno subito. Ma va male. Ho capito, amore. Ho capito, cucciola. Allora, macchiette e macchiettine, sono super preoccupata. Papà Antonio ha deciso di stare 10 minuti con Chiara. C'è anche il vento che dà un sacco fastidio, ma io sono preoccupatissima perché abbiamo chiamato i vigili e stanno per arrivare. E io spero che il piede di Chiara sia tutto ok, che non gli faccia male e soprattutto che non gli si gonfi, perché se gli si gonfia è peggio. Vabbè, papà Antonio mi sta facendo cenno di andare perché deve uscire fuori per andare dai vigili, quindi andiamo da Chiara. Mamma, ma io non rimarrò così bloccata, vero? Io mi auguro di no, amore. Basta, mamma. No, amore, io non lo so, adesso stiamo aspettando i pompieri, io mi auguro di no, ok? Ah, ok, sembrerebbe che siano arrivati i pompieri, ok, adesso stacca. Allora, macchiette e macchiettine, scusate, ma purtroppo non possiamo riprendere i soccorritori che stanno lavorando attaccati al piede di Chiara. Difatti, come potete sentire, sentite anche il flessibile che sta cercando di tagliare la ringhiera. E niente, amici, alla fine è finito in tragedia tutto questo. Vabbè, amici, ci vediamo domani con un prossimo video e lì scoprirete effettivamente il piedino di Chiara sta bene, tranquilli, ma vabbè, a domani con un prossimo video. Ciao tutti, e benvenuti in questa nuova Folle Vlog! Una vlog!
che oggi insieme ai nostri fantastici amici faremo una volta, tranne che ne mancano 4. No, solo per dirvi, Chiara ha detto di non far cadere i popcorn. Vabbè, allora amici, adesso andiamo a presentarvi uno per uno, che qualcuno già dovrebbe ricordarseli perché sono già venuti nei nostri video, ma altri no. Cioè, posso presentare io? Li presenti tu, ma prima delle presentazioni guardatevi i preparativi che sono successi questa mattina. Allora, prepariamoci per il pigiama party. Quindi, per fare un pigiama party come si deve, la prima cosa è preparare ogni singola capanna per ogni singolo bambino. Quindi ragazzi, ne abbiamo acquistate tante, quindi andiamo a... Mi dai anche tu? Sei appena svegliata! No, allora, Chiara, fatti vedere che ti sei appena svegliata, è ancora tutta stropicciata e ora Chiara mi aiuterà a montare tutte queste capanne. Ebbene sì, e noi oggi ce l'avevamo già. Una ce l'avevamo già, che poi alla fine è andata distrutta. Da Rocky. Vabbè, cominciamo a montare tutte le capanne. E Chiara, che dici? Le monti tu e le monto io? Le montiamo insieme. Io ho 3, 4. Va bene, dai. Ok, intanto noi montiamo le capanne e speriamo, di metterci poco tempo. Chiara, alle 3 arrivano i nostri amici oggi, Quindi muoviamoci, ok? Vabbè. Allora, prima di partire dai pezzi, montiamone insieme una, ok? Ferma. Sì, ma quante le dobbiamo montare? 7? Sì. Ma sei sicura che ci stiamo in casa? Papà, Vivo! Aspetta, che guarda che sono capace, non è il caso che chiami tuo padre. No, mamma, perché già io l'ho capito. Ne prendi uno, bravissima. Eccoci! Finalmente! Avete bisogno di noi? Sì, anzi, abbiamo necessità di voi oggi. Okay. Guardate quante ne dobbiamo montare. Quanti ce ne hai? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sì, io devo mettere. Ci stanno? Non lo so, sai. Mi sa che abbiamo esagerato, come Diego, solito. Secondo te ci stanno? No. Sì, ci stanno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, tutte in fila! Va bene! E noi abbiamo montato la nostra prima tenda. Prima? Sì. E questa poi è la seconda. Io ho capito la prima, c'è la nostra da sola. Ecco, bravo, tu monterai da sola e finisco. Attenzione che mi fate male. Devo capire come si monta questa sbarretta. Guarda, fai così. È facilissima, papà. Facilissima. Oh, Chiara, e avevamo detto che avevamo bisogno degli uomini. Papà, te ne puoi pure andare ora. Sì. Come ne posso pure andare? No, mi devi aiutare. Macchiette e macchiettine, chi non l'avesse ancora fatto, siamo già in libreria. Quindi scendi in una libreria qualsiasi e vai a acquistare il nostro libro, Il mistero di Madame Misterò. Oppure qua sotto nel link in descrizione lo puoi ordinare su Amazon. Vabbè, continuiamo. Ok, una tenda montata. Papà Antonio, devo ammettere che è grande. Grande, abbastanza. Sì, quindi vabbè ragazzi, sì, entra, montiamo tutte le tende e vi facciamo vedere il risultato delle 7 tende montate. Allora amici, abbiamo già montato la prima, la seconda e la terza casetta. Dimmi. Stiamo montando la quarta. Ragazzi, sta venendo divinamente bene. Allora, abbiamo finito di montare le nostre 7 fortunatissime capanne. Guardate, possiamo capanne. La camera per farvi vedere. 3, 4, 5, 6 e 7. Tutte aperte. E abbiamo, deciso che ogni bimbo avrà in pratica in regalo una bandana di colore diverso. Io volevo. Non si sa che colore avrai. Comunque ogni bimbo corrisponderà a una bandana di colore. Tipo facciamo un esempio. Chiudi gli occhi. Una sola, Questa qua. Azzurro. Azzurra! Quindi Chiara deve andare nel team azzurri. Perché sopra la tenda abbiamo messo azzurro. Ma ovviamente
Ovviamente amici era solo una prova, perché questo va fatto alla luce di tutti i bimbi presenti, non solo voi. Alla luce del sole. Alla luce del sole. Mi raccomando ragazzi, non si imbroglia mai nessuno dei giochi, mi raccomando. Si gioca sempre onestamente in qualsiasi gioco, perché nei giochi l'importante non è vincere ma partecipare. Abbiamo dimenticato, prima di andarci a preparare, che per fare un pigiama party come si deve bisogna procurarsi dei popcorn. Popcorn. Bravissimo, e una bibita, che ovviamente qua non vedete ancora, perché sennò diventano molli e si sgasa la bibita. Quindi appena arriveranno gli invitati prepareremo tutto. Dimmi amore. Ricordi quando lo dicevo io popcorn, che non riuscivo a dirlo. E adesso non riesco a dirlo. Quindi ragazzi, noi andiamo a prepararci, è tutto pronto e dobbiamo solo aspettare gli invitati al nostro pigiama party. Quindi vada! Ciao! Ciao! Ci vediamo sabato 25 novembre alle ore 11 presso la Mondadori in piazza Duomo a Milano! Quindi non mancare! A presto! Incomincio a fare le presentazioni. Allora! Ok, chi non mi conoscesse ancora, che magari è nuovo sul nostro canale, io sono Mara Giulia. Io Diego. Francesco. Prando. Io Gara. Camilla. Maria Sole. Mia. Ok, allora, Mia, Maria Sole, Francesco e Brando hanno fatto il video con noi l'altra volta, quindi sono già abbastanza pratici. Invece volevamo dare un bellissimo benvenuto a Chiari! Allora, aspetta, aspetta, vai, apri la bocca. No, Chiara è... Vabbè, allora, innanzitutto, prima di scegliere le casette colorate, guardate un po', ragazzi, voi pensavate che ognuno di voi avessero una scelta, ma sarò io a consegnare le bandane. Facciamo così, mettetevi in fila indiana. Cioè, amici, noi qua siamo così, siamo pazzerelli, ma siamo belli così. Quindi iniziamo a scegliere le bandane, ma ovviamente ad occhi chiusi. Chiudi gli occhi, vai. Ragazzi, è fortuna perché lui voleva l'azzurro. Ok, Diego e team azzurri, puoi andare in casetta. Siediti bene dentro. Allora, Maria Sole, ora è il tuo turno. La scelta è molto difficile, ma tu dovrai chiudere anche tu gli occhi. Vai. Vai, rosa scuro. Vai, vai, vai. Bravissima, cucciola. Ok, allora, adesso tocca a Mia. Ok, allora Mia, su, dai. Era, che fortuna, rosa. Allora, abbiamo il secondo maschietto. Abbiamo Brando, chiudi gli occhietti, chiudi gli occhietti e via. Verde, guardala lì amore, dov'è? Di fronte a te. Ora abbiamo Francesco, il nostro maschietto più grande. Quindi uno, due e tre. Vai. Arancione. E dove ce l'abbiamo? Laggiù. Ah ok, adesso sia Chiara che Cami dovranno mettersi una a fianco all'altra. Ok, quando dirò io stop, ognuna di voi prenderà la bandana, ok? Così almeno non potete barare. Quindi aspettate, aspettate. Ok. Dove sono? Date, vai. Tutti quanti dentro la propria casetta. Scusami, è Nero, Nerino, guarda che non è il tuo turno di scegliere la bandana. Tu devi andare a cuccia e basta continuare a importunare i nostri amici. Dovete sapere che lui è un golosone di popcorn e sta cercando di andare da tutti i nostri bimbi. Ma che è successo? No, vabbè. No, è successo un piccolo disastro. Vabbè amici, nel mentre iniziamo col primo gioco. Amici, quindi cucciolini, ascoltatemi bene. No, cuccioline ora... e cucciolini e cucciolina e cucciolino. Va bene, quindi maschietti e femminucce, siete pronti per questo nuovo sì. gioco? Sì! Sì. Sì. Sì.
Ok, allora è molto semplice. Se riuscirete, dato che io vi darò tre palline, fare centro il più vicino possibile al grigio, vincerete il nostro nuovo libro, che ovviamente voi invece da casa lo potete acquistare in libreria oppure qua sotto nel link in Amazon. Vabbè, invece voi, uno di voi avrà la possibilità di riceverlo oggi in regalo se con tre lanci vi avvicinerete, anzi farete più centro possibile, ok? Quindi iniziamo dal primo. Diego, vieni. Dai Diego, vai. Vai Diego. Uno, due, quasi quasi, devi fare centro. Ok, quasi quasi, prossimo. Ok, allora Mia, se vuoi il nostro libro in regalo, tu dovrai fare centro, almeno con un bersaglio. Sei sicura di riuscirci? Va bene, dai. Primo. Quasi. Mamma mia, il terzo ed ultimo. Quasi quasi. Allora è il turno di Francesco, che noi volevamo ringraziarlo perché lui comunque se l'è già preordinato il nostro libro, è stato bravissimo. Vieni. Dai, non sei sicuro? Sei sicuro? L'ha toccato, l'ha toccato. Andiamo a vedere. Non l'ha toccato. Ci mancava poco. Ok, chi tocca? Tocca a Prato! Quindi, giallo, va bene, già tirato. Un altro già, hai già tirato. Ok, però, ah, già tirato. Ah no, non hai ancora tirato. No, Prato, concentrati. No, ma tu sei fantastico. Concentrati. L'ultima. Mannaggia. Ora mi sembra che tocca a Kami. Concentrati. No, devi concentrarti. Rosalind che ti porterà qualcosa. Sì, non farla sbagliare. Ok, l'ultimo, concentrati. Ha fatto centro. Quasi. Ora tocca a figlia Chiara. Mi sa che Francesco c'ha ragione che ti dice che sei una papera cotta. Non lo so. Vabbè ragazzi, mi sa che oggi faremo un super pigiama party molto pazzarello. Vai, vai papera cotta. Brivido. La mitica. Vai, primo. No, vinto! Vabbè, guarda, sono perché sei stata talmente brava. Rimettiti lì che hai ancora due possibilità. E lei deve ricevere una schiaffa. Però ha vinto il libro. Quasi? Facciamo questo? Hai iniziato! E te lo sei meritato! Allora, ha vinto il nostro libro, quindi glielo possiamo regalare. Dopo ti faremo la firma e all'interno troverai anche la nostra cartolina. Okay? Che ci sono già le firme. Prego. Ragazzi, passiamo al secondo gioco. Prossimo gioco. Entrerete nella casetta a suon di musica. Quando la musica... Nella capanna, bravissima. A suon di musica. Quando la musica finirà, le due persone dovranno entrare velocemente nella capanna. Chi non entrerà verrà eliminato, lasciando la possibilità alla persona successiva di partecipare al gioco. Quindi iniziamo con Kami e Mia. Allora amici, io direi di iniziare. Vediamo tra Camilla e Mia chi è più veloce, che appena terminerà la musica entrerà nella capanna. Quindi ragazzi, mi raccomando, è un gioco, l'importante è partecipare e non c'è bisogno di farsi male anche voi a casa che magari ci volete imitare. Quindi 3, 2, 1. Insieme a Kami
Camilla. L'ultima persona che rimarrà vincerà un super premio, anzi un super premio goloso. Quindi 3, 2, 1. Dentro la casa la noia ci assale, ma la notizia sta per arrivare. Controlla le mail e se non vuoi puoi partire con noi. Fai le valigie con molta fretta, c'è una vacanza. Fuori, Chiara vince. Ora toccherà a Chiara e Sole. Quindi 3, 2, 1. Adesso ti aspetta, noi siamo pronti e si va alla scoperta della baita monta. Ok, Chiara, esci fuori. Ok, e ora toccherà insieme a te. Scegliamo un po', magari uno che si chiama Diego. Ragazzi, ora si sfideranno i fratellini Chiara e Diego. Cercatevi insieme a noi. Diego è sparito, è stato rapito. Adesso cominciano i guai, perché se non c'è l'ansia sale, non si sale, non si ferma. Sì! Ha vinto Diego, quindi Diego si sfiderà col nostro amico Francesco. Bravo Diego, due volte consecutive campione. Ora si sfiderà Brando. Ok, ora toccherà sfidarsi tra Brando e Diego. Vediamo tra quei due chi vince. Io ho un po' i dubbi perché sono tutte e due bravissime, ma noi a suon di macchiette e macchiettine vedremo. E siete pronti? Sì. Ok, via. Con te che corri via così scamanata, destra e sinistra mi gira la testa. E sempre, sempre da sola. Diego ha vinto, quindi Diego anche tu ti sei meritato il nostro libro, ma noi ce l'abbiamo già a casa, quindi non te lo posso dare, perché ormai il libro tuo è mio. E quindi passiamo al gioco successivo. Il prossimo gioco è molto semplice. Allora, lo spiego io perché Mamma Giulia ora se ne va. Va bene, vediamo. Allora, il prossimo gioco è... è il Mimo! Sì, è il Mimo! Hai visto che ti sei spaventata? Allora, amici da casa, sicuramente tutti lo conoscerete già, ma nell'eventualità che qualcuno di voi non lo conoscesse ancora... Lolo! In pratica... Indovina! Indovinate che cos'è? Anzi, facciamo così, lo facciamo ancora più semplice. Dovete indovinare gli animali. E okay, ovviamente mamma Giulia sa che animale staranno imitando, quindi almeno non devono barare. No vabbè, amici, scusate, ma ormai è possibile che ogni volta che noi facciamo un video... Allora, dobbiamo metterlo nel team dei pigiama party pure lui. Ok, Diego, fai l'animale? Ok, allora, come si fa? Ok, la prima è stata Cami. Leone. No. Franci, secondo te? Sembra un cane. No. Lupo. Lupo? No. Tu? Tigre. No, rifala di nuovo, lo stesso animale. Guardatelo un po' bene. Chi con il lungo? Ok, Chiara ha scelto l'altro animale. Un animale che sta mangiando, ok? Dai, sta mangiando, va bene. Ok, allora, Diego? Un elefante. No, vai. Tigre. No, è uno degli esemplari più grandi al mondo. Elefante. Non è un elefante. Tigre. No. Il leone. 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 No. Ok, dimmi un po'. Che hai fatto, eh? Non è un cavallo. Giraffa. No. Il pistacchio. Bolino. No. Palo. No. Splash. Rana. No. Rana enorme. No, amore. Cami.
No. Delfino. No. Ippopotamo. Ah, sì, finalmente. Vai, Ami, tocca a te. No. Allora, adesso lo scegliamo. Ok, ora tocca a Cami. Una volpe. Più. Un cane. Diego. Una rana. No. Un cane. Cane. Bravo. Ok, ora tocca a Brando. Vai. Poi guardate un po' che cosa fa Brando. È un animale che trovate allo zoo. Coccodrillo. No. E mia. Tigre. Bravo. Vai a fare l'animale che hai scelto. Anzi, a imitare. È difficile, sai? Che dici? Io! Diego! Elefante! Bravo! Allora, adesso Diego imiterà una cosa che c'entrerà e non c'entrerà un animale. Qualcuno di voi sicuramente indovinerà se sei stato ben attento nel video. Quindi, vai Diego! Green! Francesco! Cane! Cane? Ma quale cane? Pallino! Bravo! Ancora indovinato l'animale? Sì. Ah, finalmente! Poco, lo so, ma è poco in qua. Adesso sceglierà l'animale sole. Ah, 3, 2, 1, vai, inizia! Io! Chiara? Bravissima, era semplicissimo, grazie a tutti. Prossimo gioco, prossima avventura. Prima di fare l'ultimo gioco, Chiara aveva deciso di regalare a ognuno delle nostre macchiettine partecipanti, quindi anche tu amore, sì, una cosa, quindi apri e fai vedere cosa c'è. No? Allora, tieni, ora l'avete visto, quindi. No, mamma mia. Tieni. Tu vuoi? No. Vuoi? Ah, ok. E tu? E una a me e due a me. No, una a te e basta, perché poi ti viene e una a telecameraman. Bravissima, ok. Quindi? Papà Antonio non c'era. Sta a magnà. Quindi sta a magnà. Vabbè. Allora, intanto noi ci mangiamo un ovetto in compagnia e poi torniamo con obbligo o... Allora, prossimo gioco sarà obbligo verità, che faremo il giro orario. Quindi ora inizierà la nostra amica Maria Sole. No. Ci vediamo sabato 25 novembre alle ore 11 presso la Mondadori in piazza Duomo a Milano. Quindi non mancare. A presto. Cosa vuoi? Obbligo o verità? Verità. Ok. È vero che... Sei fidanzata? Sì. Sei fidanzata? Vabbè, però noi non vogliamo farci gli affari come di Sole. Sapessi. Ce lo puoi dire come si chiama o vuoi lasciare tutto in privacy? Privacy. Privacy, giusto, noi rispettiamo. Già non è il migliore amico che lo sa. E quindi non vogliamo sapere. Ok, quindi ora tocca a mamma Giulia. Quindi, vai, tu devi fargliela lei. Vuoi obbligo o verità? Obbligatemi a fare qualcosa, ma non lo voglio sapere. Decidete voi e mamma Giulia si tapperà le orecchie. Sapete cosa possiamo fare? Allora, oggi possiamo fare una capriola all'indigeno. Ok, abbiamo scelto. Scusate. Allora, dovrai fare una capriola all'indie. Ma veramente? Allora, aspetta. Che cosa complicata. Io comunque. Io non stavo d'accordo. Non eri d'accordo? No. Tu eri d'accordo? Sei stato tu, vero, che l'hai scelta? No, io. No, cioè, l'ho scelta Chiara. Io non l'avevo fatto. Devi girare il collo, mamma. Allora. No, io direi che per il momento va benissimo così. Chiara, ti puoi far male. Quindi avete scelto bene mamma Giulia. Quindi non imitate mai mamma Giulia, mi raccomando. Va bene, passiamo a obbligo o verità. Ah, il nostro
mitico figlio Diego. Ok Diego, preferiresti fare un obbligo o fare una verità? Verità. Una verità, ok. Lo scelgo io? Anzi no, lo scegli Francesco. È vero che? Che sei di laziale. No, di me. Di che squadra sei? Inter. Ah, ok, pensavo che fossi laziale. Vabbè, tocca a Mia. Obbligo verità? Obbligo. Che obbligo gli fai fare a Mia? Vai. Ti obbligo a fare 20 saltelli con una gamba. Bravissimo, ok, quindi vai, tirati su e vai. Guarda che se perdi sei squalificata, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tocca a Franci. Ok, dai, obbligo verità? Obbligo verità. Verità. Possiamo sapere gossip? Va bene. Il nome lo si può dire? Sofia. Quindi ragazzi, tutti a salutare Sofia. Ciao! Ciao. Obbligo. La tappa di orecchie. Bene. E chiudi gli occhi. No. Chiudi gli occhi e attappati. Sì, ok. Sei pronto a fare 20 flessioni? Ok, via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Vabbè, passiamo alla domanda verso Kami. Verità, c'è un fidanzato? Vabbè ragazzi, volevamo fare gossip, ma Cami non è fidanzata. Ah, è vero! Mi stavo per dimenticare la persona più importante. Chi? Chiara, vieni qua in centro che ti dobbiamo fare una super domanda. Dato che questo è un super pigiama party, super, come dire, confidenziale. In pratica siamo in confidenza perché siamo tutti amici, ok? Volevamo fare un obbligo verità a figlia Chiara. Che cosa risponda? Secondo me tu farai una verità. Quindi domandiamo a Chiara: obbligo o verità? Verità. Ma è vero che la tua migliore amica è dentro questa stanza? Sì. Ok. E noi non vogliamo saperlo, ma bensì scrivetemelo qua sotto. Ho una. Se è una di queste, se è Mamma Giulia, Maria Sole, Chami o Mia. Quindi ragazzi, scrivetemelo qua sotto nei commenti e chi indovinerà il prossimo video parteciperà insieme a noi. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto. Il prossimo video insieme alle nostre macchiette e macchiettine sarà qualcosa di epico. Vi dico solo che i maschi faranno... Chi è il capello della mamma? Vabbè, ok. E basta, ve lo dico. E dobbiamo andare tutti a nanna. E bimbi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Diego, su, sei pronto? Veloce! Diego, ecco. Ok, era ora. Perché mi ha fatto vestire così? E perché pure ce l'hai di vedere la camera? Diego, staremo per fare una cosa super, super bella nel nostro canale e nella nostra villa. Quindi, Diego... Ma perché sono tutte trighe? Allora no, ci... Fanno... Sì, siamo vestiti così perché faremo il pigiama party di... Scusa, io non ci sono. No, tu ho paura. No, io me ne vado. No, beh, Diego, no. Vabbè, siamo in casa, possiamo farlo? Diego, non te l'ho ancora detto, non saremo in casa. Cosa? No, allora io non ci sono, sai. Diego, ti tiro dall'orecchio. No, io ho paura. Aia. Ma Diego, non ti sto facendo male a te, li sto facendo... Però mi fai male qui. Vabbè, ragazzi, prima di tutto, per fare un pigiama party, bisogna vestirci con pigiama. Allora, guarda. Qual è il più bello, secondo voi, ragazzi? Io, Chiara, Attari. Allora, scrivetelo sotto nei commenti chi è più bello, io o Chiara? Io. Quindi, o Diego il tigrotto o Chiara l'unicorno? Scrivetecelo qua sotto nei commenti e soprattutto da notare queste bellissime ciabattine. Chiara è già preparato qualcosa fuori? Diego, ci ho pensato tutto. Io, quindi,
se no ti sbrighi, ti tiro da questa orecchia o dall'orecchia prima e dall'orecchia seconda. Quindi aspetta, devo tenere un attimo, ragazzi, assaggio canguro Diego. Andiamo, andiamo Diego. Allora scalino, Diego, aia, scalino. Un attimo, chiudi gli occhi, non guardare. Allora, tre, dove devo andare? Aspetta, avanti, 3, 2, 1, tadan! Ma dov'è? Diego, laggiù! Andiamo! Dov'è? Lì, Diego! Ragazzi, venite a vedere com'è bello! Ci ho pensato tutto io, ovvio! Marshmallow, è tutto bello! Ragazzi, guardate un po' come l'ho fatto e poi è completamente, sono le 3 di notte, pallino! Vuoi fare il pigiama a parte con noi? Ma tu non c'hai l'ospit! Mi dispiace! Ti stai pulendo i denti? Buonanotte! Ciao! Vabbè! Diego! Sei scappato! No, perché qua c'è un problema! Che problema? Senti un attimo! È bagnato un po'! Diego! Il braccio sarà un po' bagnato! Oh! Grazie, telecameraman! Lancia la torcia! Grazie! Allora, Diego, prima di tutto facciamo una challenge! Ok? Quale challenge? Allora, come dici tu, challenge? Allora, challenge. Chi mette più marshmallow in bocca vince, quindi anche... No, questa sfida non la facciamo, Diego. No. Vabbè, Diego, zitto tu. Vabbè, io mi prendo un succo. Diego, è questo quello che bevi tu? Aspetta, di chi è? The Calaman! No! Chiara, ti devo ammettere, hai fatto un bel lavoro. Grazie. Diego, io non voglio stare sempre qui. Andiamo a farci una passeggiata. Così guardiamo un po' le stelle. Qua. Sì, Diego, possiamo farlo, quindi? Sdraiamoci e guardiamo le stelle insieme. Oh. Guardiamo le stelle. Wow, che quelle morte, Diego! No, Diego, veramente, che bello! Bello. No, Diego, c'è una stella blu. No, Diego. No! Diego, l'hai mai vista la luna? Allora, che è tutta bianca e poi è tutto, cioè, è tutto bello. Bello. C'è una stella cadente, Diego! Esprimi un desiderio! Ok, espresso. Mi vuoi dire il tuo desiderio? Che volano farfalle in alto. Ci sono tutte i lupi. Bello. Ah, come in un bosco fatato. Wow, tu vuoi sapere il mio? Sì. Il mio era che c'erano, che c'era il cielo tutto arcobaleno, cioè tutto bello, insieme a te che guardavamo le nuvole e il mondo. Sì, di così. In pratica passare la notte insieme a mamma. Sì, bravo. Fratello mio, Diego, ora che ci siamo guardati le stelle, abbiamo espresso il desiderio, andiamo a farci una passeggiata. Diego, bisogna prepararci. Quindi, andiamo. Diego, dove vorresti andare? Diego, io voglio andare dentro la piscina a vederla. No, andiamo su salta. No, Diego. Alle 2 di notte. No, Diego, sono le 3 di notte e mezza. Io vado avanti. No, Diego. No, dai. Diego, non ti trovo più. Dove sei, Diego? Ecco qui. Diego, non ti allontanare perché non ti vedo. Allora, Diego, quindi abbiamo deciso che andiamo a vedere un po' la piscina e un po' su sotto. Un secondino, va bene? Va bene. Andiamo a fare un giro. Che bella! Guardate, ragazzi! Vabbè, Diego, facciamo un giretto, poi andiamo su tazza e poi raccontiamo delle storie. Sì! Chiara, che tu la vuoi raccontare? Di paura! Macchiette e macchiettine, super novità! Potrete ordinare oppure acquistare in tutte le librerie d'Italia oppure nel link in Amazon che vi lascio sotto nel link in descrizione il nostro nuovo libro, Il mistero di Madame Mystéreau. Fatemi sapere che cosa ne pensate e correte ad acquistarlo. Come di paura! Diego, adesso non avere paura. Dopo lo dovrai avere. Vabbè, Diego, andiamo un po' su salta e poi raccontiamo delle storie. Vabbè, Diego, andiamo sul salta. Diego. Va bene.
Ah, va bene. Diego! Non abbiamo mai svegliato alle 3 di notte durante il nostro pigiama party! Ragazzi, se volete vedere altri video così, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like! Chiara, hai sentito degli ululati? Diego, cosa? In senso? No, Diego! Da dove vengono? Non Diego, li sto sentendo. Io ho sentito. Mamma, allora sono dei lupi. No, Diego, io mi devo dare salta tanto perché ho paura. Anch'io. Ma Diego, ti ricordi qualcosa che bisogna raccontare? Le storie di paura. Anzi, ti racconta quella del lupo, visto che ci sono degli ululati. Ho paura. Vabbè, telecamera, man, mi lasci la torcia. Andiamo! Diego, sei pronto per sentire la storia di paura del lupo mannaro? Iniziamo! Tanto tempo fa, in un bosco abbandonato, nelle sterpaglie, cresceva un lupo maledetto. E poi, un giorno, quel lupo, sai cosa fece quel giorno? Andò, camminava. Diego, senti quei rumori? Sì. Diego, si sta muovendo il fuoco. Perché hai avuto la brillante idea di venire qua fuori? Ma pensavo che non c'era nessuno. Diego, è meglio avvertirlo alla mamma. Quindi al mio tre scappiamo di là. 3, 2, 1. Mamma! Aiuto! Mamma! Diego! Mamma! È successa una cosa! Aprici! Ma bimbi! Ma scusate, a parte che sono stanchissima, che sono le 3 di notte. Ma poi scusate, avevate detto che facevate il pigiama party? Mamma, è successa una cosa assurda. Ma che cosa? Abbiamo visto dei rumori. Allora, innanzitutto i rumori o li senti? Perché vedere non li puoi vedere. No, ma te lo posso fare io? Io ho paura. Va bene, ma spiegatemi bene che cosa è successo, che avete visto? Allora, noi abbiamo fatto un picnic, ok? Abbiamo fatto una passeggiata, abbiamo raccontato delle storie di paura, abbiamo visto le stelle. Quante volte io ti ho detto che io spero che non sia caduta la stella cadente? Sì, è caduta, perché? Cioè, tu non prima lo sai? La storia paura. Cioè, quindi tu non lo sai che quando fai il pigiama party, che le stelle cadono e mentre che tu esprimi un desiderio e se fai la storia di paura succede? Che cosa? La storia di paura? Tu non lo sapevi? Ma ragazzi, lo sapete anche? E la sera c'è la luna piena! Cara, la ciabatta! Oh mamma mia, non ci posso credere! Proprio nella luna piena lei che cosa ha fatto? Ha fatto la storia di paura! Ci vediamo in un prossimo video domani! Ciao! Ciao a tutti, macchiette e macchiettine! E benvenuti in questo nuovo Folle Vlog! Ragazzi, è folle perché abbiamo gridato più del solito. Perché, amici, guarda. Io vado a dare da mangiare al cane. Sì, allora, già ieri, vabbè, comunque. Nel mentre, Chiara, spostati un po' che dobbiamo far vedere i nostri amici da casa. Ci sono arrivati questi due pacchi. Due pacchi misteriosi. Vabbè, amici, guardate che cosa è successo ieri. Allora amici, abbiamo ordinato ora su Amazon di nuovo la rete nuova e spero Rocky, dato che è stata causa tua che hai rotto tutta la rete di protezione, abbiamo acquistato tutta... No, la ciabattina di Chiara pure. No vabbè, Rocky, cioè guardate, questi sono i disastri di Rocky, ecco.
Vabbè, comunque vi stavo dicendo che adesso Papà Antonio, difatti come potete notare anche per questo, abbiamo deciso di rimodernizzare e rendere di nuovo usufruibile, quindi possiamo di nuovo usarlo, il salta-salta. Difatti Papà Antonio adesso smonterà questo perché l'abbiamo appena ordinato su Amazon e domani dovrebbe arrivare. Infatti guardate un po'. L'abbiamo preso di colore blu perché volevamo cambiare un pochettino, perché effettivamente questo era di colore verde che ovviamente col sole di quasi 2 anni si è un pochino scolorito, però era verde militare. Beh, che dire amici, Papà Antonio ora lo smonterà e vi faremo vedere tutto quanto smontato. Vabbè amici, a me mi è venuta un po' di malinconia perché pensando a questo salta salta, io non so se qualcuno di voi se lo ricorda quando l'abbiamo comprato, anzi quando Chiara e Diego hanno rubato la carta di credito di mamma Giulia e hanno comprato questo salta salta alla Decathlon. Quindi amici, guardate un po', chi non se lo ricordasse. Non sono libri, che cosa avete comprato? Ho pagato per la tua carta di credito e guarda quel po'. Io non ci posso credere, avete speso tutti questi soldi con la mia carta. E poi scusate, ma chi vi ha dato il permesso? Papà. Mamma mia amici, sono passati quasi 2 anni e la nostalgia si fa sentire. Non lo so perché, ma era l'inizio di questa grande avventura a Roma e che ragazzi ogni giorno ci sostenete, ci sostenete, ci sostenete ancora. Quindi mi raccomando, abbiamo ripreso a pubblicare su questo canale, quindi mi raccomando, se non l'avessi ancora fatto iscriviti e soprattutto condividi questo video con tutti i vostri amici. Papà Antonio, non è il caso che vai avanti e indietro? Lo smonti che sta per arrivare tutto quanto l'imballaggio nuovo? Sì, Papà Antonio, lo devi completamente togliere tutto. Io non vedo l'ora di vederlo montato, cioè io sono troppo contenta oggi di vedere poi il nostro salta-salta completamente nuovo. Cioè... Infatti Chiara e Diego, prima di andare a scuola, mi fanno: papà, mi raccomando, trovare sistemato, ma tanto arriverà tra oggi e domani, quindi mi sa che ci saranno anche Chiara e Diego ad aiutarci a metterlo, lo sai? Vabbè, intanto che Papà Antonio smonta tutto, nulla, noi aspettiamo che arrivi il corriere da Amazon. Vabbè amici, guardate un po' come l'aveva ridotto Rocky. Cioè, secondo voi avremmo potuto iniziare la stagione estiva con un salta salta così? No, quindi lo puliremo tutto, lo soffieremo bene, metteremo tutta quanta la gomma intorno al salta salta, la rete di protezione così almeno Chiara e Diego non cadono. Cioè Papà Antonio, io sono troppo emozionata e non vedo l'ora del risultato finale. Beh amici, resta solo che aspettare il corriere finalmente allestire tutto quanto il sottosolto. Volete vedere che qualcuno... Ecco Chiara, Diego! Oh, finalmente Papà Antonio ha tolto tutto quanto la protezione intorno al salta salta, la rete già non c'era prima, quindi passaggio successivo, aspettiamo il corriere. Sembrerebbe che è arrivato qualcosa, come vi avevamo detto poco fa, sarebbe dovuto arrivare il pacco da Amazon. Ma Papà Antonio, cos'è arrivato da Amazon? Il copri salta salta. Dai, bene, però non è rete, giusto? È solo la guarnizione? Questo secondo me è solo la guarnizione esterna. Vabbè, andiamo. E quel pacchettino lì è mio. È una cosa per me. Sì, grazie. Amici, nel mentre che stavo andando a prendere Chiara e Diego è arrivata anche la rete. Quindi ora tocca solo più che montare tutto quanto. Ebbene sì, avete visto molto bene che cosa è successo ieri e nel mentre che io vi mostravo ieri cosa è successo, e bimbi fermatevi un attimo perché è pericolosissimo saltare senza protezione. Fermi, no, Diego, fermati. Ok. Ragazzi, voi non potete capire che ansia praticamente da ieri che non facciamo usare a Chiara e Diego il salta salta perché abbiamo un pochettino di paura che possano cadere. Mamma, però ora... Brava, aspetta un secondo. Vabbè, intanto andiamo a vedere il gioco di Chiara e poi vi... Niente, volevo dire, vi mostro i pacchi, ma Papà Antonio sta aprendo già i pacchi, quindi intanto andiamo da Chiara. Eccomi qua, Chiara. Allora, intanto è pericoloso stare senza protezione. Così
non c'è niente. Sì, così cade tutto. Ma tu, infraditino mio, ciao. Allora, dai, scendete subito, immediatamente. Vi devo far vedere una cosa. Ok, fammi vedere. Sicuramente io direi anche di no, Chiara, no? Non mi sembra il caso. Chiara, no, Chiara, fermati. No, adesso non sto scherzando, la mamma, eh. Chiara, ti ho detto di no. Non mi far arrabbiare, come tu. Allora, intanto, mamma, mamma, muoviti, stacca la videocamera e basta. Ok, amici, guardate un po'. Intanto Papa Antonio ha aperto la rete e io vi ho continuato a dire di piantare. Chiara, per favore, puoi scendere? Ecco, come farvi male? Per favore, scendi. Allora, macchietti e macchiettine, Chiara, Diego, volete per favore scendere? Perché papà è andato a prendere quello che gli serve per... Bimbi, io guarda che sono stanca di continuarvelo a dire. Ecco, volete vedere che qualcuno... Ecco, Chiara, Diego! Chiara, che cosa è successo? Allora, hai visto che cosa ti ho detto? Ti sei fatta male? Mamma. Ma ti sei fatta male veramente? No, sì, mamma. Ma, allora, niente, aspetta che stacco. Mamma, non riesco più a muovere la gamba. Ma la gamba o... Mamma, la gamba. Ma che la gamba, figurati. Ah! Ma cosa sei messo? Chiara, allora, rilassati un secondo, respira. Respira. Alto, alto, dai ghiaccio, veloce. Ok, Chiara. Allora, mi fai capire che cos'è? Mamma, ho sentito crack. Crack cosa? Mamma. Oh, amore, stai tranquilla. Dove hai sentito no, crack? No, allora sì. Ascoltami un attimo, Chicca, guardami un secondo. No, mamma. Guardami. Mamma. Chiara, allora, rilassati un secondo. Non piangere, amore. Mi va male. Ho capito. Dov'è che hai male? Il polso? Qua. Alla gamba. Ah, mamma, mamma. Amore, ma ti fa male? Sì. Allora, intanto giriamo e cerchiamo no, di capire. No. Vabbè, stacca. Allora, Chiara, stai un attimo ferma così e vado a vedere se papà sta prendendo il ghiaccio, ok? Diego, per favore, vai da tua sorella che l'hai già fatta cadere, per favore. Ok, amici, guardate, senza protezioni cosa è successo? Chiara praticamente è caduta e non so ancora se si è fatta male al polso o al... alla gamba. Vabbè, ragazzi, Anto, ma ci sei? Ma invece di stare... Ma non quello, non quello, quello morbido! Si è fatta male al ginocchio, al polso. Sì, andiamo! Dai, Chiara, ma cosa hai fatto? Ma la gamba! Ti sei fatta... Ma io non ho capito, ma dove ti sei fatta male? Mi mettete da qualche parte... Dove ti fa male? Papà, per favore! Senti qua che c'è Rocky. Anche tu! Ma io non ho capito... Ghiaccio, non è nulla. Questo stai ferma così. Ti fa male, amore? Ma Antonio, tu lo sai che cos'è successo? No, non lo so perché. Da quello che ho capito, è Diego che ha spinto Chiara? Ero di là a prendere carceviti, Diego, mannaggia a te. Ma lo vuoi capire che vi fate male? Chiara, dai, che ti passa adesso? Mannaggia, ogni volta. Cioè, Diego, ma pure tu, cavolo. Non lo guardi. No, amore, non metterlo in bocca. Ma senti un attimo, mi puoi far vedere se gonfia? No, si sta gonfiando. Guarda come si sta gonfiando, Anto. No. Rilassati. Sai che lei va in ansia. Rilassati. Ok. Rilassati. Guarda lì. Rilassati. Stai tranquilla. Amore, tranquilla. Sei proprio gonfiato. Allora, facciamo una cosa. Stacco un attimo la telecamera. Tra un quarto d'ora cerchiamo di capire. Allora, macchiette e macchiettine, sono un pochino preoccupata perché sembrerebbe che Chiara abbia riportato, tra virgolette, solo una brutta distorsione, ma ovviamente per essere tranquilli chiamo un attimo insieme a voi il pediatra e sentiamo cosa mi dice, perché se mi consiglia di andare al pronto soccorso faccio un salto e gli faccio fare una radiografia. Quindi, eccolo, praticamente lui. Ok. Sì, pronto, dottore? Sì, buonasera, mi scusi, guardi, Chiara purtroppo è caduta e sembrerebbe che si sia presa una brutta distorsione alla caviglia. Sì, sì, però no, per il momento gonfio non è diventato gonfio, continua a mettere ghiaccio, ma la bambina si lamenta un pochettino. Sì, e cosa mi consiglia? Ah,
Ok. Allora farò così, avverto anche Papa Antonio di quello che ci siamo detti e vedrò le prossime ore come procedono. Sì, assolutamente. Sì, perfetto, grazie dottore, a risentirci più tardi, grazie. Ok, amici, praticamente ho sentito il dottore, vado a dirlo ad Antonio. Anto? Mamma mia, Chiara, sei praticamente insopportabile quando stai bene, figurati quando ti sei fatta male. Sì, allora ascoltatemi, ho sentito ora il dottore, ha detto che di aspettare un paio d'ore e vedere, sperando che si attenui il gonfiore. No, tu stai lì ferma perché mi ha detto il dottore che devi stare almeno un paio d'ore ferma, ok? Per vedere se si sgonfia. Fammi un po' vedere la caviglia. È un pochino gonfia, guardate qua amici. Quindi ora tu starai a riposo, tu sistemi completamente tutto il salta-salta. E Diego, io te lo dico, a guai se la prossima volta lanci tua sorella, eh? Io vado a sistemarlo. Ah, però guardate un po', lo sta appoggiando Chiara. Difatti, guardate un po', rispetto all'altra caviglia, guardate la differenza. Aspettate. È molto più gonfia. No, amore, si vede. Si vede, questa è bella magra e questa è bella cicciottellina gonfia. Allora, amici, Papa Antonio adesso sta cercando di sistemare il salta-salta. Diego continua ad andare in giro per il giardino. Vabbè, comunque, mi stavo dicendo che nel mentre che Papa Antonio sistemerà, Chiara adesso sarà un po' a riposo, come mi ha consigliato il dottore, continuando a mettere ghiaccio per vedere se magari si attenua il gonfiore e evitiamo di andare al pronto soccorso, e soprattutto sperando che lei non si sia fratturata, che non si sia fatto seriamente male. Però sembrerebbe che ora è tranquilla rispetto a come è caduta, che praticamente è stata traumatica, sembrerebbe che ora stia meglio. Vabbè, intanto andiamo a sbirciare Papa Antonio come finisce di sistemare il salta-salta. Allora amici, mi sa che Papa Antonio ha bisogno di un aiuto, quindi vabbè ragazzi, montiamo il salta-salta. L'ho scelto io blu. Bello blu, eh? Bello. Perché l'altra volta era verde. Sì, per cambiare un pochettino. L'avevo detto ai nostri amici che l'anno scorso, no, 2 anni fa l'avevamo preso verde, questa volta l'abbiamo preso blu. Mamma! Oh, stai zoppicando, amore. Come sta? Parlo anch'io. Sì, un attimo, amore, come va la caviglia? Un po' meglio? Ok, aspetta che allora siediti, attenzione. Diego, prendi l'acqua per tua sorella. Prendi l'acqua per Chiara, per favore, amore. Vabbè, niente, quando chiedo qualcosa a tuo fratello, mai niente. Vabbè, l'occhio. Hai già capito che rimarrò da solo a montare tutto questo. Vieni, amore, tu d'acqua. Allora, sei sicura che lo puoi appoggiare, non ti fa tanto male? Oh, comunque quando ti dico di stare mezz'ora tranquilla, invece no, devi sempre stare in movimento. A me sei scalza, vatti a mettere qualcosa. Posso appoggiare, cioè solo la punta. Sembrerebbe che la protezione alle molle finalmente mamma Giulia è riuscita. Vabbè, mamma, facciamo una cosa, facciamo un sondaggio, scriveteci qua sotto. Che pure è caduta la scopa. Comunque scriveteci qua sotto nei commenti, secondo voi chi è stato a fare più lavoro? Sempre Papa Antonio. Sì, come no. Anzi, tu con la caviglia gonfia. Diego, devi dare in testa la scopa a tua sorella? Chiara, allora, come va? Meglio. Va meglio? Quindi non dobbiamo andare a far... Ce la faccio. Ce la fai? Ma vuoi vedere che tu prima di stasera ti fai nuovamente male? Ma sono del destino, l'aveva detto.
Che segno? Tu l'hai spinta. Che segno del destino è? Che se non l'avessi spinta non si sarebbe fatta male. E noi a quest'ora avremmo già montato completamente tutto il salta-salta. Chiara, non appoggiare la caviglia, che sono solo passate un paio di ore. Sì, vabbè, testona. Mamma, ho fatto pure i miei amici prima. Ah. Appoggiavo solo la punta. Va bene. Bella la cerniera gialla. Allora, macchiette e macchiettine, pensavamo che fosse un po' più semplice mettere la rete, ma a quanto pare ci vuole veramente tanto, tanto, tanto impegno, perché praticamente abbiamo paura che infilandolo tutto, poi gli altri non si riescono a mettere. Quindi ora speriamo di risolvere, quindi vediamo se riusciamo. Allora, guardate un po', intanto Papa Antonio sta levando a Chiara tutti i beccucci superiori, così lei piano piano inizierà a sfilare quelli vecchi grigi. Allora, come potete notare, Papà Antonio, dopo un'attenta analisi, una caduta di figlia Chiara che potevamo evitarci, ha deciso di smontare queste vitine qua. E cosa ci abbiamo, Papà Antonio? No, comunque, questi affarini qua che ho comprato per le zanzare. Sì? Cioè, durano veramente poco. Durano poco. Sono perché tu lo devi spegnere. Tu lo devi spegnere. Ma come devi spegnere? Non devi coltivare la fiamma? No, no, non penso, sai. No, Anto, questa è tutta citronella. La puoi anche spegnere la fiamma, eh. Ok. Ma vedi che è tutto liquido. E rimane liquido. E difatti il liquido rimane completamente nell'ambiente. Anto, diventerà di nuovo solido quello. Mica si butta. Vabbè, secondo voi è giusto o non è giusto? Vabbè, amici, che dire, ora Papà Antonio praticamente si deve mettere a smontare tutto quanto salta salta, quindi vabbè, armiamoci di pazienza, perché nel mentre mamma Giulia intanto prepara anche da mangiare, e vediamo se Papà Antonio riesce a montare sto benedetto gazebo, che in pratica ha già fatto più danno che vantaggio. Ok, adesso proviamo con il fatto di aver smontato metà banda. Intanto vado a prendere l'avvitatore a Papà Antonio. Ah no, però vedi che lo fa un pezzettino alla volta anche lui. Guardalo che lo fa un pezzettino alla volta. Sì, 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 pezzettino, però non capire... Come te l'avevo detto io? Mamma Giulia ha sempre ragione. Vabbè, a breve vi farò vedere il disastro che sta combinando Papà Antonio. Vabbè amici, volevo darvi una super novità. Alla fine mamma Giulia ha sbagliato a comprarlo. Come sempre, sbagli sempre qualcosa. Vabbè ragazzi, comunque non per dire, io due volte ho sbagliato su Amazon, di cui una volta mi sono fatta fare il reso. Questa volta di nuovo mi farò fare il reso. Dai, dimmi su che cosa ho sbagliato. No, dimmi su che cosa ho sbagliato. Sì, vabbè, ok, lasciamolo parlare. Niente amici, che dire, il salta salta per oggi è stato praticamente montato. Ci vediamo domani con un prossimo video, sperando di farvi vedere il salta salta completato. Ah, e Chiara è andata in sala a coricarsi, quindi deduco che sta solo così. Intanto vi tengo poi aggiornati come procederà Chiara. Invece Diego, guardatelo un po', lui praticamente dov'è? Dov'è? Eccolo là! Sta continuando a correre nel giardino con la sua moto. Vabbè, amici, ci vediamo domani con un prossimo video. Papà Antonio, come sei contento? A domani! Bussa alla mia porta, che vergogna, ti prego sono in ciao.